Se vuoi diventare digitale anche tu, devi seguire 105 TV. Bring the action. Benvenuti al pubblico di 105 TV per questa nuova striscia informativa dal titolo Pagine digitali di 105 TV. Oggi tratteremo l'argomento del bullismo e soprattutto del cyberbullismo, quello che è un fenomeno che in qualche modo è sempre più alla ribalta per gli effetti negativi che ha sulle società, in cui vittime giovanissime vengono in qualche modo agli onori della cronaca perché tentano il suicidio a causa della violenza subita da appunto i bulli, queste persone che in qualche modo hanno un atteggiamento particolare che non viene ben riconosciuto all'interno di un contesto sociale se non quando si arriva ad avere la vittima. Ecco, il bullismo ora sta prendendo una piega un po' più radicata nel mondo della scuola, degli adolescenti, a causa della sua estensione come cyberbullismo. Abbiamo una generazione di nativi digitali, di persone che sanno usare lo smartphone, i nostri ragazzi sanno usare le tecnologie, e una generazione di adulti che fatica un po' ad entrare in questo mondo. Ebbene, allora, nel caso in cui la tecnologia diventa una cosa utile, noi siamo qui a evidenziarlo. Quando attraverso la tecnologia si possono compiere veri e propri atti criminali, come quello di indurre adolescenti ad avere atteggiamenti persecutori, allora abbiamo una patologia grave. Per parlare di bullismo, quindi, ora vedremo che questa trasmissione, Pagine Digitali, ha a disposizione uno spazio Facebook, che è uno spazio comune, e dove noi andremo a verificare con i telespettatori quello che è l'opinione proprio delle persone che seguono la nostra trasmissione. Ecco, il link in sovraimpressione bit.do/bullismo105tv per arrivare alla pagina dove abbiamo raccolto le risorse per parlare del bullismo. E per parlare del bullismo lo facciamo con due ospiti illustri del Cilento e del Vallo di Diano, due operatori che sono in realtà nella fase istituzionale persone coinvolte direttamente per quanto riguarda questo fenomeno. Abbiamo qui il preside dell'Istituto Leonardo da Vinci Corrado Limongi ed il sindaco di Sapri, l'architetto Giuseppe Del Medico. Allora, io passerei subito quindi a delineare un po' il problema, passando la parola al preside, perché effettivamente gli operatori chiamati in causa spesso sono gli insegnanti e i collaboratori scolastici, quando questo fenomeno è in realtà veramente sfuggente e forse non tante persone hanno gli strumenti per capire quando siamo in presenza di bullismo, quanto questo fenomeno è diffuso. Sì, buongiorno. Io per quanto riguarda il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, cioè il bullismo nella rete, poi fondamentalmente, devo dire che nelle scuole negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza di questo fenomeno, anche grazie ad alcune iniziative del Ministero dell'Istruzione, quindi iniziative di tipo centrale. Il Ministero che ha emanato più volte delle circolari, non solo, ma anche dei veri e propri studi sul fenomeno. È chiaro che l'invadenza, ma anche la pervasività dell'uso degli strumenti elettronici crea molti problemi nella valutazione dei comportamenti degli adolescenti. Il fenomeno è purtroppo in estensione, questo lo dicono anche degli studi recenti. Per esempio, che la Polizia di Stato, ne cito solo uno studio che la Polizia di Stato ha,
commissionato a scuola.net, nel quale viene fuori un po' lo spaccato di questo fenomeno. Dico solo che l'ultima insorgenza rileva come il fenomeno si stia diffondendo molto, soprattutto si parla di bullismo rosa, cioè si stia diffondendo molto soprattutto tra le adolescenti. Che la fascia è quella dagli 11 ai 17 anni, però all'interno di questa fascia si può fare una distinzione 11-13 anni, poi 13-14-17. Di solito nei primi anni, cioè quando la vittima è nella fascia 11-13 anni, riesce ancora a comunicare questo suo disagio sia ai genitori, anche ai docenti e quindi alle figure di riferimento. È molto più difficile quando avviene tra i 14 e i 17 anni, credo anche per un problema di maturazione stessa della personalità, per cui lì c'è più difficoltà a entrare nel fenomeno e a conoscere. Comunque nelle scuole ci sono molte azioni che vengono portate avanti, devo dire anche con finanziamenti di progetti. Le scuole sono state chiamate proprio recentemente a presentare dei progetti proprio per la prevenzione del cyberbullismo. Magari dirò dopo, dobbiamo anche studiare e capire quali sono le motivazioni che portano i ragazzi sulla rete, no? E anche in che modo intervenire. Dico solo questo, che ormai, e chiudo questo primo intervento, ormai gli studiosi sono tutti concordi nel ritenere almeno quattro motivazioni forti che portano i ragazzi a stare sulla rete: la noia, il bisogno di informazione, il bisogno di relazione e il bisogno di amicizia. Ecco, rispetto a queste quattro cause, a queste quattro motivazioni per cui i ragazzi stanno sulla rete, gli adulti devono trovare anche il modo per essere consapevoli delle dinamiche che si instaurano poi all'interno di queste relazioni. Assolutamente sì, è importantissimo che gli adulti se ne facciano carico, anche perché da questa ultima video ricerca del Corriere della Sera sembra che a Milano, solo a Milano, il centro antibullismo registri circa 1000 casi l'anno. Ovviamente significa questo che 3 persone al giorno sono vittime di bullismo. Il fenomeno del bullismo è di difficile individuazione per quali motivi? Perché fondamentalmente la vittima non denuncia e le famiglie spesso sono un po' distratte dal loro ruolo di famiglia perfetta nel stare a vedere esattamente quali sono le problematiche che ci sono dietro, perché comunque la prima vittima del bullismo, occorre dirlo, è il bullo, cioè il bambino, il ragazzo, l'adolescente che esercita un'azione di bullismo, sicuramente è un portatore di un disagio, e questo disagio viene a essere estrinsecato nei comportamenti sociali dove la famiglia per certi versi non riesce ad intervenire e anche le istituzioni sono in qualche modo incapaci magari di cogliere tutti questi segnali. Allora voglio chiedere al sindaco quali sono i dati che lui ha raccolto sul bullismo che in qualche modo evidenziano un'attenzione anche di istituzioni terze alla scuola e alla famiglia per quanto riguarda questo problema. Innanzitutto credo che sia importante sottolineare la qualità della scelta fatta da 105, fatta dal dottore Costanzo in questa direzione, cioè nel provare ad utilizzare anche strumenti nuovi per arrivare vicino al bisogno, per provare a costruire una coscienza di una comunità, che è quello di cui abbiamo maggiormente bisogno. Le comunità devono assumere la responsabilità di governare certi processi. Il cambiamento, la modernizzazione, l'era digitale non può essere non oggetto di
cambiamenti comportamentali, in modo particolare da parte degli adulti. Nella specificità del bullismo, come comune capofila del piano di zona, e ormai sono 2 anni che siamo impegnati in una progettualità interessante, molto condivisa, che è il progetto Penelope, un progetto costruito nell'ambito di un tavolo ampio dei soggetti del terzo settore e che coinvolge principalmente tutte le scuole dell'ambito territoriale. Un progetto che è alla seconda annualità e che a breve dovrebbe andare a completamento, e quindi cominceremo ad avere anche un report preciso di quelle che sono le dinamiche nel nostro territorio, nelle nostre scuole. Molto molto interessante di questa fase, di questa iniziativa progettuale affidata a soggetti del territorio, del terzo settore, in modo particolare il coordinamento è affidato alla cooperativa Venti di Mare, prevede un coinvolgimento pieno di tutti i soggetti che in un certo senso ruotano intorno ai ragazzi, alla scuola. Si parte dalla scuola con un ruolo di protagonismo da parte dei giovani, con un progetto basato sulla peer education, cioè dove sono stessi i ragazzi che diventano soggetti formatori di altri ragazzi e quindi che trasferiscono esperienze dirette. Poi c'è stata un'azione forte anche con le famiglie, perché se è vero come è vero che nella maggior parte dei casi, i dati Istat dicono questo, che nel 60% dei casi più o meno i ragazzini vittime di bullismo tendono a rivolgersi in larga massima, con priorità ai genitori, agli amici e agli insegnanti. Quindi il progetto è costruito su di loro, perché una volta avuta la lettura del disagio, una volta raccolto la problematica, che cosa fare? Ecco, lì viene la fase più complessa, perché siamo impreparati rispetto a tutto questo, siamo impreparati nel cogliere i segnali che spesso sono evidenti ma non riusciamo a leggerli, e nelle varie conversazioni avute una cosa mi ha fatto riflettere tanto, che la prima soluzione che sia genitori che insegnanti, spesso anche gli amici, provano a dare all'aggressione, al bullismo, è quella di ignorare, ed è quanto di peggio, perché è un fenomeno che non può essere ignorato, e non è vero che ignorando l'azione del bullo alla fine si stanca, come si dice, e non lo fa più, anche perché tutto quello che accade dietro un'azione di bullismo, di cyberbullismo, di qualunque modalità di sopraffazione, perché poi è questa, è quello che a noi ci deve preoccupare di più, che questo fenomeno in forte crescita diventerà poi un fenomeno sociale, che non sarà più legato alla fascia giovanile, ma diventerà un fenomeno che si amplificherà nella società, e quindi questa esigenza di prevaricazione, questo modello di basare i rapporti sulla forza, su chi è più forte, su chi riesce a fare in modo che si generi una rete contro qualcuno, l'essere contro, è un modello che poi andrà a riempire la nostra società, generando una società di adulti bullisti. E questo è il passaggio che deve maggiormente preoccupare tutti. I nostri ragazzi di oggi, se è vero che i dati Istat ci dicono che un bambino su due, un ragazzino su due nella fascia 11-17 anni, con livelli diversi, ma comunque è vittima di qualche fenomeno di bullismo, proviamo ad immaginare se tutto questo lo riportiamo in un contesto sociale di adulti, che cosa può significare. Allora per questo le comunità devono essere attente, per queste le politiche sociali devono essere costruite nella prevenzione, nella comprensione, nella capacità di entrare in relazione, perché come dicevi bene all'inizio, abbiamo sì le vittime del bullismo, ma io ritengo che sia errato separare,
separare chi è vittima e chi invece è protagonista dell'azione del bullismo. Noi dobbiamo fare in modo che tutta questa separazione tende a trovare una casa comune, perché il problema è comune, dobbiamo lavorare in questa direzione. Io spero a breve di poter davvero, con il piano di zona, ridare di nuovo forza a questa progettualità che deve necessariamente continuare. Ce lo chiedono i genitori, ce lo chiede i dati, è evidente da quello che riusciamo a raccogliere. Dobbiamo lavorare tanto di più, dobbiamo anche fare in modo che la generazione degli adulti, i genitori, gli insegnanti sappiano usare meglio gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, i social, la rete. È necessario che diventi strumento anche per noi genitori, ma spesso, e lo vediamo tante volte, come male è usata la rete. Se un genitore usa Facebook per offendere, per buttare fango, ma cosa possiamo mai aspettarci da un figlio? Allora, tutto questo è necessariamente un problema collettivo, e quando i problemi sono collettivi ce ne dobbiamo fare carico tutti insieme. Una comunità vera è una comunità che, rispetto a queste problematiche, non immagina di non essere coinvolta, perché è la soluzione più semplice. Nelle grandi emergenze sociali, io penso alle dipendenze, penso al gioco d'azzardo, penso alle problematiche legate sulla violenza sulle donne, alle violenze di genere, spesso le comunità scelgono di non vedere, perché è la scelta più comoda, è la scelta che fa stare tranquilli le nostre coscienze. Noi dobbiamo sapere e dobbiamo essere consapevoli che probabilmente oggi, tornando a casa e sedendoci a pranzo, a cena con i nostri figli, è molto probabile che uno dei nostri figli possa essere oggetto o di bullismo o possa essere lui il protagonista di un oggetto. Dobbiamo avere questa consapevolezza. Se partiamo da questo punto, sicuramente sapremo agire in modo diverso. Ma se ognuno di noi pensa che il problema è fuori da casa sua, e poiché è fuori da casa sua non lo deve riguardare, corriamo il rischio di sottovalutare, di non dare attenzione, e saremo i protagonisti della generazione di una società di domani conflittuale, violenta, fondata sull'odio, basata sul conflitto. Allora, su questo punto credo che le istituzioni tutte, e quando parlo di istituzioni parlo veramente in senso molto ampio, dalla comune, dalla polizia, dalle istituzioni che sono preposte al controllo del territorio, alla scuola, alla formazione, a tutti, bisogna avere questa grande consapevolezza che è in mano nostra la capacità di trovare soluzioni intelligenti. E infatti il bullismo è un problema sociale, è una piaga sociale. Ora mandiamo un piccolo contributo video che trovate tra le risorse che abbiamo selezionato per voi e che trovate all'indirizzo in sovraimpressione. Mandiamo un video firmato da un grande pubblicitario italiano, Armando Testa, per Telefono Azzurro, che spiega come in pochi secondi le conseguenze del bullismo si protraggono nel tempo e che non finiscono col finire della scuola. Di pochi giorni fa, infatti, è il caso di un suicidio di un 26enne portato allo stremo da azioni di bullismo fatte prima a scuola e poi durante sul posto di lavoro. Allora, se la regia può mandare il contributo video. La merenda? Non me l'hai portata? Dov'è la merenda? Oh! Dai, entra! Entra, scrivo su Facebook che sei un ritardato! What? Quello che subisci da piccolo può segnarti tutta la vita.
Ferma il bullismo. Chiama l'19696 o vai su azzurro.it. Ecco, lo spot è altamente significativo e voglio collegarlo a questo articolo che abbiamo preso dal sito bullismo.wordpress.com, dove dice che questo centro di Milano, il San Raffaele, che si occupa di bullismo, il paziente più piccolo, pensate, ha 5 anni e durante la ricreazione in un asilo dell'Interland veniva quotidianamente preso in giro con offese, parolacce e furti di merendine. Ma cosa succedeva poi? In bagno l'hanno costretto ad abbassarsi i pantaloni e alla fine poi i bulli l'hanno circondato, l'hanno fatto stendere sul pavimento e hanno imitato il gesto di urinargli addosso. Parliamo di bambini di 5 anni. Ora, a quell'età si somatizza il problema del bullismo con mal di pancia, con la non voglia di andare a scuola. Ricordiamo che la dodicenne che si è buttata dal secondo piano lo ha fatto alla fine di una malattia per cui non poteva riuscire ad affrontare la possibilità di entrare a scuola. I genitori non si sono accorti di nulla. Allora chiedo al preside Corrado Limongi qualche accorgimento che possa valere sia per gli insegnanti, per i collaboratori scolastici, ma soprattutto per le famiglie, per capire quando non abbiamo più il caso della maleducazione del bambino un po', diciamo, più attivo, ma ci sia un proprio caso di bullismo. Quali sono i segnali dirigente che vanno colti per capire che c'è un disagio da risolvere? Ma anche su questo gli studi, le ricerche danno molti, molti contributi, ma certamente la sospensione della frequenza, no? Della frequenza scolastica per lungo tempo, oppure anche quella intermittente, quindi quando i bambini, i ragazzi cominciano a segnalare problematiche fisiche per cui non vogliono andare a scuola, mal di testa, eccetera. Lì si tratta di indagare per potersi accertare che appunto dietro non ci siano delle situazioni di disagio. Però direi anche un'altra cosa: noi di solito quando i nostri figli escono da scuola noi facciamo la fatitica domanda: che hai fatto? Che hai fatto a scuola? E chiaramente i ragazzi ci rispondono sempre niente, no? Ma non perché non abbiano fatto niente, perché non solo l'hanno dovuto fare, adesso te lo dovrebbero anche raccontare, allora preferiscono dirti non abbiamo fatto niente. Quindi è inutile fare questa domanda: che hai fatto a scuola? Invece che cosa si propone? Si propone di fare altri tipi di domande. Per esempio, come sei stato oggi a scuola? Come sei stato oggi con i compagni? Oppure ti vedo triste oggi, è successo qualcosa? Oppure ti vedo nervoso oggi, è successo qualcosa? E cioè, quindi non fare la fatidica domanda che hai fatto a scuola, perché il ragazzo a quel punto si chiude in se stesso, ma cercare di trovare altre strategie interrogative. Per esempio verificare l'uso dei soldi. Ecco, verificare i soldi, cioè se il ragazzo chiede sempre soldi, se il ragazzo e farsi dire un po' se i soldi dove vanno a finire. Quindi anche se per esempio torna a scuola e gli mancano sempre o le penne o i colori o qualche altra cosa del suo arsenale scolastico, capire, e se chiede sempre di comprare nuove cose, capire, ma scusa, ma che fine fanno queste cose? Che potrebbe essere anche quello un motivo, diciamo, di prevaricazione da parte di altri. Vedere se i libri hanno pagine strappate. Questo vedete se i libri hanno le pagine scarabocchiate. Chi le ha scarabocchiate queste pagine? Quindi notare una serie, questo anche per i bambini più piccoli, notare tutta una serie di fenomeni, di emergenze che possono essere colte. Per cui, però credo che l'assenza da scuola, un'assenza anche intermittente, no? E comunque costante, nonostante non sia continua, questo deve far sempre venire sospettare. Ovviamente il disagio può essere con la scuola, può essere con i docenti, può essere, però per scongiurare qualunque altro tipo di situazione è bene sempre indagare. E noi come scuola, devo dire, le scuole
nel momento in cui ci sono delle assenze che non rientrano nella fisiologia, diciamo, della personalità e anche dell'andamento scolastico dell'alunno, è chiaro che questo fenomeno viene subito messo a fuoco, viene subito interpellata la famiglia. Allora, ora parliamo dell'aspetto del mancato controllo dei figli, perché la polizia indaga, ovviamente, quando c'è un'azione di bullismo, indaga i genitori per quanto riguarda il fatto del mancato controllo dei cellulari. Allora chiedo al sindaco, come genitore, come possiamo in qualche modo aiutare la popolazione a fare un controllo per evitare, appunto, che ci sia la vittima, o di chiudere il recinto quando i buoi sono scappati? Qual è la forma migliore che l'esperienza, diciamo, può suggerire per aiutare la popolazione ad entrare nell'utilizzo di questi mezzi? Per cui, se il giovane ha uno smartphone, sicuramente il genitore è l'intestatario della scheda telefonica, quindi è il responsabile legale di tutto ciò che quello smartphone fa. Questo è fondamentale. Quindi, come possiamo noi, quale consiglio possiamo dare ai genitori dal punto di vista del controllo di queste nuove tecnologie? Ma guardi, sicuramente c'è da porre in essere un'azione con spettri diversi. In modo particolare credo che sia fondamentale provare a capire quale strumento sia lo strumento più idoneo per entrare in contatto con quel mondo. Sappiamo tutti che i nostri ragazzi sui loro smartphone hanno il codice che blocca lo smartphone e non consente ai genitori di entrarci. C'hanno i loro gruppi. Ce l'hanno tutti. Ma non è tanto Facebook. Tra l'altro, ormai, ecco, esistono piattaforme e modalità di condivisione sempre più protette, dove anche il possibile sguardo di un genitore per capire che cosa accade diventa complicato. E quindi ci troviamo di fronte a un contesto che rende davvero difficile l'azione di condivisione, non di controllo, ma di condividere ciò che accade nella vita dei nostri ragazzi. Né tantomeno lo si può pretendere di autorità, nel senso di dire: metti qui il tuo telefono perché devo vedere che cosa c'è sotto, che cosa stai facendo. Ora, tutto questo richiede, a mio avviso, due punti, due passaggi. Uno, una maggiore capacità di essere attenti, ma sapere anche come e in che modo, quindi la formazione dei genitori rispetto a questo cambiamento radicale. Noi abbiamo vissuto la nostra adolescenza con modelli completamente diversi. Anche nel nostro mondo adolescenziale il bullismo era presente. Assolutamente, assolutamente. E lo abbiamo vissuto e ne siamo stati partecipi tutti nella fase adolescenziale. Qual è oggi l'elemento di cambiamento rispetto alla nostra fase? È che tutto ciò può accadere lontano dagli occhi. Gli atti di bullismo e i comportamenti di bullismo della nostra adolescenza erano atti visibili, reali. Oggi invece la maggior parte di tutto ciò cammina sulla rete, cammina sul virtuale, e quindi di conseguenza è di difficile intercettazione. E quindi dobbiamo capire come. È indubbio che il dialogo è l'elemento fondamentale. Diceva bene il professor Limongi prima, le domande che si fanno solitamente. Diventa difficile anche provare a capire quando qualcosa non va, ma i segnali ci sono sempre. Poi li leggiamo con ritardo, probabilmente, ce ne accorgiamo tardi, spesso li rifiutiamo anche. E allora su questo dobbiamo fare un buon percorso. Io credo che tutti dobbiamo avere
quella umiltà di metterci in discussione, del essere pronti a recepire indicazioni, informazioni, formazione principalmente dei soggetti che hanno competenze per farlo. Penso a tutto ciò che gira, tutte le professionalità che si muovono intorno al piano sociale, penso al centro per l'aiuto per la famiglia, penso a tutte le attività messe in campo dall'AS, ma dalle associazioni, e penso anche a una fase nuova di formazione. Quindi questo è quello che dobbiamo provare a fare. Non è semplice, lo sappiamo bene che non è semplice, altrimenti non ci troveremo nella difficoltà che attualmente ci troviamo. Abbiamo necessariamente un impegno che bisogna assumere. Dobbiamo farci carico tutti di un fenomeno che è di tutti. Allora, su questo, se cominciamo a convincerci di questo e cominciamo anche a cambiare i nostri comportamenti, lo dicevo all'inizio, io continuo a vedere su pagine, su Facebook in modo particolare, che diciamo che è il social di maggiore diffusione, continuo a leggere messaggi violenti di adulti. L'episodio ultimo, no? Pensiamo a che cosa è accaduto intorno a queste due vicende che a mio avviso hanno caratteristiche di un bullismo di adulti. La vicenda della deputata Meloni, ma la stessa cosa dall'altra parte, la vicenda che ha riguardato la figlia del Marò, che è stata oggetto di un'aggressione violentissima dalla rete, ma da adulti, non da anonimi, da persone con nome e cognome. E che possiamo mai immaginare qual è il messaggio che arriva a mio figlio o a vostro figlio, che quella pagina Facebook la legge allo stesso modo di come la leggiamo noi? Esatto. Allora questo è un primo passaggio, cominciamo tutti a ridefinire il nostro modello comportamentale virtuale, perché Facebook oggi è uno strumento anche educativo per i nostri figli. Assolutamente. Allora se un genitore usa quello spazio per come strumento di violenza, di ingiurie, di falsità, di bugie, cosa possiamo mai aspettarci dalla generazione che ci segue? Questo è l'elemento su cui tutti dobbiamo cominciare a riflettere in modo profondo, perché altrimenti il fenomeno crescerà, e crescerà ad una velocità tale che per noi risulta inimmaginabile. Assolutamente corretto. Quindi io voglio aggiungere a questo una cosa, una considerazione, e poi lascio le conclusioni anche al preside. C'è da dire questo, che il fenomeno della violenza appunto degli adulti online è sicuramente collegabile a una prevaricazione che non è stata bloccata precedentemente. E per questo voglio introdurre il libro che tutti gli insegnanti, secondo me, oltre che i genitori, dovrebbero leggere, che è il libro scritto da Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, dove si parla della morte di Giovanni Falcone, ma si collega l'omertà al problema del bullismo, dove all'inizio si accettano le prevaricazioni fatte nei confronti di un altro bambino, perché tanto non mi riguarda, perché tanto non è una cosa che riguarda me. Allora, è mio orgoglio dire che la cartolibreria Stracci di Lino di Sapri ha deciso di donare una copia di questo libro a tutti coloro che lasceranno, cioè da tutti coloro, a colui che lascerà il commento più bello a scelta insindacabile del sindaco e del preside su questa pagina. Allora, chi parla del bullismo in maniera intelligente, dando una soluzione, ripeto, questa è una trasmissione che serve solo a divulgare un fenomeno affinché se ne abbia consapevolezza. Chi riesce a dare un commento intelligente avrà in regalo la copia di Per questo mi chiamo Giovanni, un libro che parla di bullismo e di mafia, fenomeni collegati dalla reticenza, e messo a disposizione dalla cartolibreria Stracci di Lino. Allora, passo per la conclusione della parola al preside, e prego. Sì, solo per dire che
l'azione che sia le famiglie che la scuola possono fare, la scuola fa in questo momento, è quella di informare innanzitutto i ragazzi su quelli che sono i rischi nell'uso della rete e soprattutto quello di stabilire, mettere dei paletti, cioè quello che si può dire, quello che si può commentare, le opinioni come vanno espresse nei confronti delle idee delle persone, non nei confronti delle persone, e invece quello che è tutta una patologia, quello che invece va diventa addirittura un reato, quello di infangare, quello di infamare. Una volta per legittimare la verità di un fatto si diceva lo ha detto la televisione, oggi quello che si scrive su Facebook diventa fatto. Anch'io mi associo a quello che dice il sindaco a proposito per esempio della vicenda Meloni, una cosa vergognosa, uso questo termine, ma veramente qualcosa di intollerabile, no? Che si possano fare commenti del genere, ma sono cose che avvengono quotidianamente. Allora il vero problema è questo, è che la violenza attraverso la rete è diventato un fatto quotidiano. Mentre prima la violenza era relegata alla quotidianità delle organizzazioni criminali, oggi la violenza in rete è un fenomeno quotidiano. Quindi basta andare sulla rete e trovare commenti. Una volta c'erano le lettere anonime, adesso ci sono i profili anonimi. Profili anonimi fittizi, traboccanti di odio, parole incredibile, eccetera. Io credo che a tutto questo va fatto argine, credo che ormai anche la legislazione, anche la giurisprudenza si stia adeguando, le ultime sentenze anche su quello che si può scrivere di una persona, per esempio non si possono fare riferimenti a fatti personali, no? in rete, perché questa diventa diffamazione, diventa violazione della privacy. Questo ai ragazzi va detto, questo noi diciamo nelle scuole, questo devono dirlo anche i genitori, devono dire guarda quando scrivi, quando vi sentite con gli amici eccetera, mi raccomando di non essere mai violento nel linguaggio, di non scrivere determinate cose, cioè dare il senso di un limite, perché se non si dà il senso di un limite, cioè chiaro l'esempio dei genitori è fondamentale. Assolutamente. Cioè io posso commentare una notizia politica, la posso commentare facendo appunto un commento di tipo politico, culturale, sociale, e mentre c'è chi commenta quella notizia arrivano migliaia di messaggi in cui ci sono soltanto imprecazioni, oscenità, eccetera. E purtroppo tutto questo avviene e credo che dovremo trovare il modo per arginarlo. Bene, allora, Pagine Digitali, questo primo numero finisce qui. Ringrazio ovviamente il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico e il preside Corrado Limongi per essere venuti. Ringrazio Lorenzo Picarelli alla regia. E chiunque abbia voglia di commentare, lasciare la sua opinione su questa trasmissione realmente interattiva del Cilento e Vallo Diano è pregato di entrare nel gruppo pubblico di 105 TV su Facebook e lasciare il proprio commento. Grazie a tutti voi, buon proseguimento. Grazie. Se vuoi diventare digitale anche tu, devi seguire 105 TV. Bring the action.